Quando si comincia a scrivere un libro che parla d'arte, naturalmente bisogna informarsi, bisogna fare ricerca. E la ricerca è faticosa. È faticosa perché poi si spazia, no? Perché una cosa ti porta all'altra. Quindi magari stai scrivendo sul minimalismo, eccolo qua, il libro sul minimalismo, e allora compri il libro sul minimalismo, compri i testi, quelli canonici o quantomeno i classici di Donald Judd. E poi dopo scopri che il minimalismo affonda le proprie radici nel costruttivismo russo. Allora, boom, libro sul costruttivismo russo, un grande classico e così. E poi tante altre cose che... Questo libro in realtà che sto scrivendo è diverso dagli altri, è molto diverso, perché è un romanzo. Mi confronto per la prima volta con la struttura del romanzo, è una storia anche abbastanza tosta, non anticipo nulla perché non è ancora il momento, perché sono nella fase della ricerca, però so già qual è la trama, so già qual è l'intreccio. E poi quando si scrive ci vogliono le caramelle, che come vedete finiscono in fretta, perché sei nervoso, perché non sai ancora dove stai sbozzando tutto quanto, no? L'acqua gassata che non manca mai, tutte queste cose. Quindi mi piace scrivere di notte, mi piace scrivere a quest'ora, intorno alle 2, alle 2 e mezza. E poi al mattino quando mi sveglio rileggo quello che ho scritto e devo dire che quasi sempre l'idea è buona, molto buona. Ci sono degli errori ovviamente perché quando sei anche stanco poi non te ne accorgi. Quindi al mattino correggo e poi dopo il pomeriggio vado avanti, quindi praticamente è un continuo. Ecco, e ci sono tante cose, per esempio la chitarra, perché a volte sono, appunto dicevo, un po' nervoso, non mi viene l'idea, allora mi sfogo con la chitarra. Lì dietro c'è un mappamondo, perché poi in questo libro parlando, questo ve lo anticipo, del minimalismo. Il minimalismo si svolge tra New York e Los Angeles. Allora mi piace, no? Siccome non posso andare a New York, a Los Angeles in questo momento, non ci si può muovere, se no sarei anche andato. Lo guardo sul mappamondo. Ho letto da qualche parte che Marcel Proust, quando scriveva i suoi libri, prendeva ispirazione dagli orari dei treni. Vedeva questi paesini anonimi, sperduti della Francia e si immaginava delle cose, dovendo avere dei modelli, ecco. E quindi niente, ecco qua c'è Tintoretto, cosa c'entra Tintoretto con Basquiat? Non lo so, però c'entra, perché poi vedo che qui ho messo anche il famoso libro di Sartre su Tintoretto, quindi sicuramente c'è un nesso che adesso già mi sfugge, ma se li ho messi qui, qui c'è quello, vabbè, insomma, ci sono tante cose sparse qua e là, più o meno dovrebbe esserci un po' d'ordine, ma alla fine, le cose non stanno sempre così. Ecco, gli occhiali sono importanti. E qualcuno ha detto che scrivere è il 95% transpiration e il 5% inspiration, cioè sudore e ispirazione. Ma il 95% è sudore e lo capisco perché è una sofferenza. Ecco, poi mi chiedo perché ci sono le favole di Andersen. Probabilmente perché avevo bisogno in un certo momento di usare questo tipo di registro qui, le fiabe di Andersen. Ma la verità è che me le ha regalato una mia amica per Natale e quindi le ho messe qui con me. C'è un po' di tutto. Ah, poi ci vuole anche qualcuno che ogni tanto così ti dia uno sguardo, no? Lì c'è la foto di mio padre e questo invece è il ritratto di Carmelo Bene che ha realizzato un artista. E poi intorno tutti i libri e sopra c'è il cielo sopra il Vanoni. Ecco qua. Bene, vi terrò aggiornati su altri sviluppi. Adesso procedo. Buona giornata, stavo dicendo buonanotte, buona giornata e buon inizio settimana a tutti.